nuovo video. Oggi siamo qua per un altro video, questa bellissima giornata di sole che significa una sola cosa, ovvero che c'è un freddo cane fuori, non si esce. Sì, quando venite in Canada e c'è l'inverno e vedete che fuori c'è il sole, non illudetevi, significa solo che fa più freddo del solito. Quindi è meglio avere le giornate grigie ma più calduce, sì, questo significa. Quindi il sole non sa fare il suo lavoro, fine. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste che ho visto tantissimo girare sul YouTube America, perché io seguo più gente americana che parla del Zero Waste, anche perché su YouTube Italia non c'è così tanta gente che parla del Zero Waste. Quindi tutti questi video io me li vedo in inglese. Ho visto che c'era questa challenge bellissima che ho voluto parlarvene, che si chiama... questa challenge che si chiama Things I Only Own One Of, che principalmente significa cose di cui non si ha doppioni, quindi una cosa, un oggetto che effettivamente la gente possiede solo uno e fine. Quindi io ho deciso di parlarvi di questa cosa, come ogni video che io faccio cerco di parlarvi di certe cose perché una cosa che può essere ovvia per qualcuno non è ovvia per altri, quindi io con questi video semplicemente cerco di aiutarvi nel capire di cosa avete bisogno, di cosa non avete bisogno. Non voglio farvi diventare tutti minimalisti, non voglio farvi diventare tutti vegetariani, non voglio farvi diventare tutti che vivete nella casetta degli hobbit. Faccio semplicemente questi video per pura informazione che può essere utile, anche a me è stato utile, perché effettivamente vedendo questi video ho detto wow, effettivamente anch'io posseggo solo una cosa di queste cose, mentre su altre magari sarò un po' più ipocrita e vi spiegherò anche il perché. Quindi oggi voglio parlarvi di alcune cose che effettivamente non abbiamo bisogno dei doppioni di queste cose, perché non ne abbiamo bisogno, fine. Quindi questa cosa si può applicare sia a una persona che è Zero Waste, che vuole semplicemente avere meno cose nella sua vita, sia a una persona minimal che magari sta andando verso la strada del minimalismo e vuole capire le cose che sono utili o meno nella propria vita. Quindi inizierò con... una cosa che mi tocca nel profondo, ovvero le cover dei telefoni. Io adesso vi dirò, non ho solo due cover, non ho solo una cover, ho due cover, quindi che intercambio così a caso. Fino a poche settimane fa avevo solo una cover, tutte e due le cover le ho prese su Etsy, non le ho prese su AliExpress, non le ho prese su Amazon o robe simili, le ho prese da Etsy, quindi principalmente le ho pagate un botto dei soldi. Quando tu vuoi comprare una cosa più di qualità, magari che appunto sia un qualcosa che ti piace, quindi effettivamente a me piace avere delle cover che comunque mi rappresentino un po', quindi avere una cosa che mi piace guardare, ecco, fine. E punti sul comprare delle cover, anche pagarle un pochino di più e magari dare sto soldi a qualcuno che effettivamente fa queste cover a mano e tutto quanto, le paghi di più. Quindi tutte queste due cover credo di averle pagate su 20 euro, quindi non è poco, perché se andate su AliExpress probabilmente comprerete cover a 1 euro. Voglio parlare di questa cosa, ok, nonostante io ne abbia due di cover, comunque ne ho solo due e basta. Voglio mettere comunque questo punto in questo video perché io sono stata una persona che nella vita ha comprato tantissime cover, tantissime. Io vi giuro che a un certo punto ero arrivata ad avere una cosa come 30 cover. Ovviamente erano cover che io compravo da AliExpress, c'era bisogno di specificarlo, erano cover che ho comprato AliExpress che mi costavano 1 euro, quindi che se frega, 30 cover così a caso. Quindi io cambiavo cover ogni 5 secondi. Cosa è successo? È successo che il mio telefono, per il quale io avevo 30.000 cover, si è rotto un giorno. E ho dovuto cambiare telefono, quindi giustamente con quelle cover cosa ho fatto? Le buttate subito via, così, boh, che ce frega, no? Stiamo parlando tanti anni fa, quindi quando ho ricomprato il telefono che avevo prima di questo, perché il mio telefono l'ho cambiato l'anno scorso dopo un sacco di anni, anche il telefono che avevo prima in realtà avevo una cosa come 2-3 cover, non ne avevo tante, perché mi ero iniziata ad abituare ad avere delle cover un po' più semplici che andavano bene, non ci facevo più così tanto caso. Addirittura per un periodo ho portato la cover nera, quella che era insieme al telefono, sapete quando comprate il telefono intanto c'è una cover che viene in là, ecco. Quindi diciamo che questo, io trovo che questo sia un glow up pazzesco da parte mia ad avere solo due cover, perché una volta ero veramente veramente fissata con le cover e non capivo come la gente potesse avere una cover nera semplice così, cioè come vivete. Io avevo bisogno di avere delle cover che mi
dessero qualcosa. Quindi io adesso sì, ho solo due cover che sono due cose che mi piacciono nella vita e finisce là, e non credo di avere intenzione di prenderne altre, e se ne prenderò altre, anche lì vi dico, le compro sempre da Etsy, le compro sempre da qualcuno che le fa a mano, le compro. Tutte queste due cover erano personalizzate, quindi principalmente non è che erano cose che dice vabbè, arrivando a Cina sti qua le prendono su Etsy, no, in realtà te le personalizzavano senza problemi. Ovviamente sono in silicone, io preferisco sempre le cover in silicone perché nella vita ho avuto cover in plastica, che però il telefono cadeva per terra, si spaccava la cover. Ho spaccato tantissime cover in questo modo, quindi preferisco sempre il silicone perché sono più morbide e trovo che proteggono meglio il telefono. Altrimenti comunque ci sono anche delle cover più ecosostenibili, tipo le cover in legno, o c'è la pila case. Però purtroppo la pila case per adesso, che è una delle cover più sostenibili sul mercato per adesso, lo fa solo per gli iPhone. Io ho un Asus, quindi se avete un iPhone e vi interessa, vi lascerò il link della pila case per caso vi interessa avere. Altrimenti su Etsy trovate comunque tantissima gente che fa cover anche in legno, che sono bellissime da vedere. Ma appunto io col mio telefono, è già tanto che abbia trovato qualcuno disposto a farmi le cover per il mio telefono, perché vi giuro, ne parto. La prossima cosa sono gli occhiali da sole. Io ho un solo paio di occhiali da sole. Questi occhiali da sole sono dei Ray-Ban che ce li ho da 4 anni, sono da 4 anni che ce li ho, ovvero sono stati degli occhiali che ho comprato quando sono arrivata in Canada col mio primo stipendio. Ero così contenta che avevo preso questi occhiali, li avevo pagati anche tantino, credo di averli pagati sui $300, però vi giuro, dopo 4 anni io li utilizzo sempre, sempre questi occhiali durante l'estate o comunque quando c'è il sole, li utilizzo alle volte anche in inverno perché c'è il sole, come avete visto, che vi acceca tantissimo. Questi occhiali sono come nuovi, sono veramente ben tenuti e non credo di aver bisogno di un altro paio di occhiali, perché io non sono una grande fan degli paio di occhiali, cioè non è che cambio occhiali da sole a seconda dell'outfit, cioè questi sono neri, va bene con tutto. Però appunto trovo che avere troppi paio di occhiali, che magari sono, perché solitamente la gente che possiede tanti paio di occhiali da sole compra magari tanti occhiali, tipo non so, sapete le cose tipo cheap, ecco, quelli, perché magari vogliono gli occhiali rosa, magari vogliono gli occhiali verde fluo, magari vogliono gli occhiali a forma di cuore, ma non vogliono effettivamente pagare tipo $300 per qualsiasi paio d'occhiali. Quindi secondo me è anche sbagliato, perché siccome abbiamo il mercato dove ti puoi comprare stronzate a un euro, giustamente, perché maledetto AliExpress, giustamente tanta gente non pensa al valore dell'oggetto in sé. Ho già fatto il video su quei siti tipo AliExpress, Wish e tutto quanto, ma si può anche includere Amazon in questa cosa, perché anche su Amazon si trovano tante cose cheap. Quindi a mio parere, se una persona dovesse pagare un occhiale da sole ogni volta €300, a mio parere ne avrebbe uno a prescindere. Cioè questa è la mia e i miei due centesimi sulla cosa. Quindi quello che posso consigliarvi, anche se gli occhiali da sole che comprerete magari non sono il brand più sostenibile del mondo, ma comunque sono occhiali che durano, tipo i Ray-Ban, mica un brand sostenibile. Però per adesso io, per esempio, ho trovato un paio di Ray-Ban per lui, perché è il suo compleanno prossimamente, li ho comprati. Quindi quello che volevo dire è che se per caso volete magari anche più di un paio di occhiali, perché magari dite vabbè, a me piace avere un paio di occhiali da mettere in spiaggia, che se per caso me lo rubano non piango la vita, va bene, ci sta. Oppure se volete più paio di occhiali da sole perché volete fare il fashionista, ok. Però se vi posso consigliare, piuttosto prendeteli usati, perché come, cioè io vi ho fatto vedere i Ray-Ban non per fare pubblicità alla Ray-Ban, sì, sono occhiali di qualità pazzesca, ma sicuramente adesso se dovessi comprare un altro paio di occhiali li comprerei usati. Infatti per il compleanno di lui, come stavo dicendo prima, ho preso un paio di occhiali, perché lui è uno di quelli che compra gli occhiali da sole tipo al discount, quelli che tipo si graffiano dopo due utilizzi. Ecco, ho deciso di comprare un paio di occhiali decenti, sempre della Ray-Ban, però li ho comprati usati. Questi Ray-Ban il tizio li vendeva tipo un prezzo stracciato, lasciamo stare, li ho presi subito proprio senza pensarci, perché comunque mi ha mandato foto più close up non si poteva, e ho visto che effettivamente erano ben tenuti. Quando mi sono arrivati, vi giuro, quegli occhiali non sono mai stati indossati e li ho pagati una cosa come un quarto del prezzo che avrei pagato sul mercato. Quindi io posseggo solo un paio d'occhiali, non ne ho bisogno più di un paio d'occhiali, però come vi ho già detto, se proprio non ce la fate perché avete bisogno di un altro paio di occhiali da soli, vi prego, puntate sull'usato, secondo me trovereste delle cose pazzesche, perché c'è tanta gente che appunto compra cose, si stufa, li vende subito, quindi secondo me
se si cerca bene, vi giuro che risparmierete un sacco proprio per via di questa gente consumista. In tema occhiali, parliamo anche degli occhiali da vista. Allora, io su questo vi devo fare un punto, ovvero io ho due paio di occhiali, non mi avete vista spesso con gli occhiali in video perché non li metto in video perché faccio schifo, però io questo paio di occhiali ce l'ho da 4 anni almeno, però giustamente ho sempre cambiato le lenti perché io perdo vista ogni anno e l'anno scorso ho preso questo paio di occhiali perché ho scoperto che appunto per via del lavoro dovevo portare gli occhiali sempre. Io prima usavo tantissimo le lenti, le usavo tutti i giorni, non mettevo quasi mai gli occhiali li mettevo solo la sera, però per via del lavoro ho smesso di mettere le lenti a contatto e adesso le metto ogni tanto. Forse avrei smesso a prescindere per via dello spreco, però appunto adesso gli occhiali li metto sempre, quindi questo secondo paio di occhiali li avevo presi per il fatto di cambiare un attimo, quindi non stufarmi sempre a vedermi sempre con gli stessi occhiali. Poi questi occhiali diciamo che sono meno invasivi sul viso rispetto a questi, no? Questi sono molto professional, ma questi si vedono meno sul mio viso, quindi diciamo che anche se li porto sempre mi danno fastidio meno. Ecco, come avete ben capito, odio gli occhiali da vista, odio me stessa con gli occhiali da vista, ecco, perfetto. Quindi ciò che mi sento di dire è, prima cosa, se avete solo un paio di occhiali, o se volete, se dovete farvi un paio di occhiali, fatevene uno, basta. Perché non tanto via per, ah, spreco, cose sì, anche quello. Però fatevi un paio di occhiali che sia un modello che vi piace tanto, 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 che sapete che va bene un po' con tutto, con tutti gli outfit, tutto quel che volete. Perché quando perderete vista non avrete da cambiare solo un paio di occhiali, ma avrete da cambiarne ben due. E non volete avere questo costo, no? No, ecco, quindi perfetto. Infatti, io ho detto che se stranamente negli ultimi 2 anni non ho ancora perso vista, quindi non ho ancora dovuto cambiare gli occhiali. Però se la prossima volta che faccio il controllo mi dicono: signorina, lei ha perso un sacco di vista, cambierò solo le lenti di un paio di occhiali e l'altro paio di occhiali. Vedrò cosa farmene, perché credo che si possano donare le frames, perché insomma stiamo parlando di una frame di Marc Jacobs, mica di un primo stronzo di turno, quindi cioè l'ho pagata tanto questa frame non l'ho pagata niente, vi giuro, perché appunto non ha una marca. Se vi posso anche consigliare, compratevi gli occhiali non di marca, perché vi giuro che tra queste e questi non c'è tanta differenza. Quindi sì, io posseggo due paio di occhiali, ma principalmente ultimamente uso tantissimo solo questi. Un'altra cosa sono le scarpe da ginnastica. Adesso non venitemi a uccidere perché dico sta roba. Però, a meno che voi non usiate le scarpe da ginnastica sempre, tutti i giorni, anche per andare in ufficio, le scarpe da ginnastica sono un attimo inutile da avere tipo 50 paie. E con scarpe da ginnastica intendo proprio quelle scarpe fatte per andare in palestra, scarpe che sono comode per carità, per camminare su grosse distanze, bla 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 bla. Quindi io principalmente ho solo un paio di scarpe, ok? Queste sono le mie scarpe da ginnastica che ho preso l'anno scorso. Se mi seguite su Instagram forse avete visto il post dove parlavo, perché queste sono di un brand etico. Le ho comprate in seguito alle mie Nike mortissime dopo anni, che però mi hanno comunque fatto schifissimo come scarpe. Quelle scarpe da ginnastica erano proprio orribili, onestamente, però le ho tenute finché non sono morte. Queste scarpe sono tipo la comodità assurda, vi giuro, non mi pagano per parlare di queste, ma vi giuro che io con queste scarpe non devo neanche mettere i calzini per quanto sono morbide. Le ho usate in Nuova Zelanda quando abbiamo dovuto camminare un sacco in giro, quindi sono state molto comode per questo. Però io non sono tipo da mettere scarpe da ginnastica, cioè anche col vestitino. Quindi principalmente io ho un solo paio di scarpe da ginnastica perché principalmente le uso solo per la palestra o se per caso vado a fare la turista da qualche parte e so che devo camminare 50 ore. Quindi a meno che voi non siate appunto persone che usano le scarpe da ginnastica per qualsiasi cosa, quindi avete 50 paia perché giustamente non avete altre scarpe nella vostra vita, ok, magari diminuite comunque lo stesso il numero delle scarpe, però allo stesso tempo ovviamente questo discorso si può applicare anche ad altri tipi di scarpe, per esempio i tacchi o gli stivaletti o tutte queste cose. Per esempio io le scarpe che io ho adesso, la gente che magari ha 50 paia mi sputerà addosso, però io ho queste scarpe che uso solo per la palestra. Ho un paio di Converse da tipo 70 anni probabilmente, che uso in estate. Ho un paio di sandali che in realtà non ce li ho più perché sono morti l'estate scorsa, però i sandali mi piacciono tanto durante l'estate. Non mi piacciono le scarpe chiuse da portare in estate, quindi principalmente uso tantissimo i sandali e dovrò prendermene altri. E ho due paia di Dr. Martens, che un paio è tipo un po' più
elegantino perché c'ha la platform, tipo c'ha un, tipo un po' più alta, quindi se le metto sembra un pochino più alta, quindi sembra un po' più figa. Il primo paio Dr. Martens le ho comprate nuove, il secondo paio però le ho comprate usate e sono pure la versione vegan, quindi sì, il Dr. Martens comunque non è un brand etico manco per il cazzo, infatti il primo che avevo comprato era ancora prima del mio periodo zero waste e il secondo paio l'ho comprato usato per fortuna, perché c'è sempre c'è sempre il coglioncello di turno che compra una cosa e dice ah, finalmente questa cosa mi fa schifo e voglio venderla, la vendono veramente appunto, magari non lo vendono a prezzo stracciato come è successo per gli occhiali. Però comunque li vendono in condizioni perfette e prima che vi offendiate del coglioncello di turno che vende le cose, è successo anche a me, anch'io in passato ho comprato scarpe che mi avevano fatto schifo al cazzo e siccome le ho portate non potevo riportarle al negozio ho dovuto venderle a prezzi stracciati. Questo per dire, pensate bene prima di comprare le cose, prendete esempio da questa coglioncella. Un'altra cosa è l'orologio. Io ho un solo orologio nella mia vita e questo orologio è un Daniel Wellington, un altro brand eticissimo proprio. In realtà non lo so, non sono informata sull'eticità, però questo è stato un regalo. Quindi ce l'ho da... Forse da 2 anni ce l'ho questo orologio, non sono sicura, però questo orologio è bellissimo e la cosa figa di questi orologi è che puoi cambiare il cinturino. Quindi giustamente se tu per caso vuoi fare la fichetta e abbinare il tuo orologio all'outfit del giorno, puoi cambiare il cinturino, quindi ti puoi magari prendere un altro cinturino diverso, un altro cinturino che non so, bianco, robe così, però l'orologio resta lo stesso, quindi così ti trovi a non dover pagare un altro orologio intero. Che è comunque una buona idea. È comunque un buon modo per evitare il consumismo, sì, è pur sempre consumismo perché ti dicono puoi cambiare il cinturino, comprati questi altri 5 cinturini, offerta limitata. Io ovviamente ho solo questo, ho solo un cinturino, però se un giorno per caso mi venisse la malsana idea di avere un altro cinturino, almeno dico, almeno l'orologio resta e non devo prendere un altro orologio intero. Quindi apprezzo l'idea, giustamente, se riuscite a comprare, se volete, ripeto, come per lo stesso discorso degli occhiali da sole, se per caso voi volete un orologio più grande, un orologio più sparkling, un orologio, e puntate sull'usato. Sono sicura che questi sono gli oggetti più trovati su Depop. Vi dico, io sono una che ha comprato comunque su Depop cose del tipo anelli, cose tipo choker e cose simili, insomma, che secondo me c'è tanta gente che le vende perché a un certo punto si stufano, sono oggetti di cui ti stufi facilmente. Io ero una di quelle che mi stufavo facilmente degli oggetti e magari avevo un orologio e dicevo ma tanto questo orologio l'ho pagato 3 euro su AliExpress, che me frega, lo buttiamo via, no? Ero così, sì, ero quel tipo di persona. Quindi come lo stesso discorso per gli occhiali, se ti trovi a pagare un Daniel Wellington che comunque non costa poco, però sono comunque orologi veramente bellini, non faresti più lo stesso ragionamento, cioè non penseresti più ah vabbè ma io adesso voglio 5 orologi diversi, perché giustamente il prezzo, al solito blatter è un casino, quindi non ho manco fatto una lista di chissà che quante cose. Un'altra cosa che mi viene in mente, sempre legato tipo alle scarpe, sono i tacchi, l'avevo nominati prima. Io per esempio non ho un paio di tacchi, ho un paio di tacchi, le mie scarpe del matrimonio, che ho tenuto perché mi dispiaceva venderle e sono delle scarpe bellissime oltretutto, quindi non le voglio vendere. Però io non ho un paio di tacchi, quindi so che questa cosa può sconvolgere tanta gente, non avere un paio di tacchi, però da quando vivo in Canada purtroppo non ho tante occasioni per mettere i tacchi, quindi giustamente quando non hai occasioni per mettere i tacchi tendi a non averli. L'unica cosa che ho è un paio di stivaletti con un tacco un po' più alto, ma sono stivaletti, non sono tipo scarpe col tacco, no? Sai, ripeti, le scarpe eleganti che vai magari al matrimonio, tutto, ecco, sì, no. Quindi se dovessi tornare in Europa mi sa che devo comprarmi un paio di tacchi, però io amo i tacchi, non sono contro i tacchi o altro, semplicemente essendo che vivo in Canada e non li metto sempre, perché qua esiste l'inverno dove tu muori male, quindi hai bisogno di scarpe che non ti ammazzino la vita. Poi arriva improvvisamente l'estate calda dove tu i tacchi non li puoi mettere perché fa ormai troppo caldo, quindi non ci sono le mezze stagioni, quindi per principio non metti i tacchi. Io oltretutto al lavoro non sono obbligata a vestirmi, mi vesto come cacchio mi pare, cioè io un giorno posso essere la persona più elegante del mondo, il giorno dopo metto la salopette, per farvi capire i livelli qua. Adoro questo sistema in ogni caso, quindi io non sono obbligata a mettere tacchi o robe simili e quindi di conseguenza non ce li ho solo appunto un paio di stivaletti col tacco che
metto in autunno forse, perché appunto arriva, finisce l'inverno, quindi la neve si scioglie, ma poi arriva l'estate fortissima e niente, niente tacchi, niente tacchi. Però appunto, anche se non vivete in Canada, non siete sfigati come me, che non ci avete l'occasione per mettere dei tacchi, secondo me un paio di tacchi è sufficiente da avere in casa, cioè secondo me non avete bisogno di avere 50.000 paio di tacchi, secondo me un paio di tacchi tipo classico nero ci sta da Dio. L'ultima cosa di cui voglio parlare sono i trucchi e in particolar modo i rossetti. Tutte queste cose sono esperienze personali, io ve le dico queste cose perché sono esperienze per quelle io ho fatto. Quindi l'ultima cosa è, sì, sono i trucchi, quindi i rossetti. Allora, io qualche anno fa avevo un'ossessione pazzesca per i rossetti e ne compravo tanti, ne avevo tanti. Cosa voglio dire? Non sto dicendo che dobbiate avere un rossetto nella vostra vita e finisce là, sto solo dicendo di evitare i doppioni. Stessa cosa, può essere stessa cosa pure per la palette o per, che ne so, il mascara o anche gli illuminanti. Cioè, alla fine gli illuminanti, raga, cioè, servono per illuminare, cioè non è che cambia tanto, cambia magari la qualità, cambia l'illuminosità e tutte queste robe, ma alla fine è sempre quel prodotto, eh. Quindi secondo me, sì, stavo dicendo che i rossetti va bene che abbiate rossetti di qualsiasi tonalità finché ce n'è solo uno e finché sono cose che usate, perché io conosco gente che si compra i rossetti, che ne so, compra 50 rossetti di un brand che magari vuole sostenere tantissimo e magari in quella collezione c'è il verde, so, verde albero di Natale, che magari dicono l'ho comprato perché mi piaceva da vedere ma non lo mettono mai. Ha poco senso possedere delle cose che non userete, cioè capisco la collezione, ma anche là, se andate verso il collezionismo, non fatelo, non comprate questi prodotti solo per guardarli, vi prego, usate, comprate cose che sapete che userete. Quindi secondo me ha poco senso avere tipo 50 rossetti, tipo, di cui magari 49 sono diverse tonalità di rosso. Ecco, io per esempio ci ho messo tanti anni per trovare la mia tonalità di rosso, che per fortuna l'ho trovata. Infatti io in questo momento possiedo un rossetto rosso e basta, e possiedo un rosso più scuro, ma questi sono acquisti che io ho fatto ancora prima del Zero Waste, che ce li ho tuttora. Però l'anno scorso, quando mi sono messa a fare declutter in tutte le cose, in tutta la mia vita, nella casa, eccetera, ho visto che avevo tantissimi rossetti rossi e tantissimi rossetti nude, che erano principalmente la stessa cosa, era solo un brand diverso. Quindi, anche su questa cosa, non dico che dobbiate avere una cosa, ma cercate di limitare, le cose che possedete nella vostra vita, perché secondo me, cioè, piuttosto usateli fino alla fine e poi ne comprerete altre. Non ha senso che accumuliate cose che magari non avrete neanche il tempo di finire, perché comunque i rossetti, come anche le palette, come anche gli illuminanti, come anche le ciprie, sono prodotti che ci mettono tantissimo a finire. Quindi ha poco senso veramente possederne mille e poi magari se arriva la data di scadenza, giustamente certi prodotti vanno buttati via una volta che sono scaduti. Quindi non ha senso, sarebbe solo uno spreco di soldi per voi e basta, fine. Bene, io la smetto di blaterare perché ho l'impressione di aver fatto il video più lungo della storia. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere le vostre cose, che pensate che possederne una va bene e non avete bisogno di altri doppioni nella vostra vita. Spero che questo video vi sia stato anche utile nel farvi pensare alle vostre scelte di vita, così già che sangue, vabbè. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!